Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, Mastro Pagelle di Inter Torino, adesso c'è la sosta, ci riposiamo un pochettino, parliamo dei singoli di Inter Torino che già da ieri che vengo attaccato dai Bissek Boys, come li ho definiti io, ma io non ce l'ho con Bissek, ragazzi. A me Bissek sta simpatico, anzi gli ho coniato un nuovo soprannome a Bissek. Prima delle pagelle, ragazzi, link in descrizione per entrare nello store, per andare nello shop, dove troverete tra le altre cose anche questa felpa caldissima, comodissima, davanti elegante, minimal, con scudetto, 2 stelle, dietro un po' più impegnativa, tac, scudetto in faccia. Quando diciamo scudetto in faccia ci sono sempre i milanisti che tentano di rigirare la frittata. Il vero scudetto in faccia è quello dell'anno che l'abbiamo vinto all'ultima giornata. Poveretti. Cioè, quello è un bello scudetto che avete vinto, come ce ne sono stati 1000 nella storia del calcio di una squadra che ha vinto lo scudetto praticamente all'ultima giornata. Ma si chiama scudetto in faccia perché si chiama scudetto in faccia? Si chiama perché l'ho vinto in faccia a te. Tu eri lì quel giorno e guardavi, per quello che si chiama scudetto in faccia, vinto matematicamente nel derby in casa vostra del Milan, per quello si chiama scudetto in faccia. Quindi voi le frittate le potete girare come vi pare, che il vero scudetto in faccia è questo, e lo trovate nel mio shop, link nel primo commento. C'è anche la felpa fatta così, ma nera. Sono usciti i braccialetti nuovi, nei prossimi giorni usciranno altre cose. Sommer. Cazzo, è comoda veramente, è proprio calda. Oh. Sommer. Sommer era abituato bene, faceva i suoi clean sheet, faceva. L'anno scorso si appoggiava lì al palo. Ogni tanto guardava nel telefono, guardava. Quest'anno, porca miseria, ogni 3x2 ce n'è uno che fa una bertoldata, fa, e gli tocca prendere 1/2 gol a partita. Fa una bella parata su Ricci, pronti via, fa un bel intervento su Ricci e poi il rigore quasi lo para perché l'aveva intercettato, quasi l'ha parato, ma e nell'altro gol c'è una dormita di Scooby-Doo, nuovo soprannome di Bissek, Scooby-Doo, dopo vi spiego perché. Quindi Sommer 6 più, Acerbi. Allora, Acerbi è uno di quelli insieme a Darmian usato da quelli che non vogliono che si dica mai niente a Bissek per cercare di dare le colpe agli altri. Io sinceramente faccio fatica a dare la colpa a Acerbi nel gol dell'Inter. C'è una doppia dormita di Bissek che fa male 2 volte, la prima, poi la seconda potrebbe rimediare, sbaglia anche lì, cioè questi in un fazzoletto vanno in porta. Sì, poi forse se vogliamo dire che Acerbi e Darmian potevano fare qualcosa di più, ma come cazzo possono aspettarsi che lì andiamo a perdere quel pallone? Zapata è velocissimo, ragazzi. Acerbi fa un cross della Madonna per il gol dell'Inter. Zapata è un cliente difficile. Se non ci fosse stato quella cagatina lì nel primo tempo, l'avrebbe anche domato bene. Zapata l'avrebbe. Io Acerbi sinceramente gli do 6,5. La Gazzetta gli dà addirittura 7. 7 mi sembra un po' esagerato, però secondo me 6,5 se lo merita. Bastoni, io ragazzi, secondo me Bastoni è uno dei difensori più forti del mondo, a parte che ogni volta che esce l'Inter prende gol, poi magari li prende anche con lui in campo, però è una sentenza, è la terza partita consecutiva, derby, Udinese, Torino, che gli ultimi 10 minuti, diciamo, facciamo riposare un attimo Bastoni, voilà. Non fa tempo a mettersi a sedere, gol, partita riaperta. Puttana miseria. Si vede che sarà anche la sua presenza che intimorisce gli avversari, non lo so. Ogni volta che entra il povero De Vrij entra con le manine dietro la schiena, gol, fisso. Va bene, fa un assist meraviglioso per il gol dell'1-0 e nell'altro gol c'è il suo zampino. Nel terzo mi pare c'è il suo zampino, crossa veramente come c'ha 2 piedi, che lo dico sempre, sono talmente educati che quando lui va in giro i piedi salutano la gente, ciao, buongiorno, ciao, è una roba impressionante.
È una roba impressionante, il giocatore moderno per eccellenza, 7,5. Darmian, 5,5. Allora, su Darmian bisogna fare un discorso. Allora, la partita di ieri non mi è piaciuta molto, sbaglia 3 cross subito all'inizio. C'è chi vuole dargli delle colpe anche a lui nel gol che abbiamo preso, secondo me... cioè, proprio gli vogliamo dare un 10% di colpa perché poi non è riuscito a rincorrere, a fermare Zapata? Vabbè, diamoglielo. Ma in generale la partita di Darmian di ieri non mi è piaciuta molto. Però vi pongo un quesito. Darmian, che comincia ad avere una certa età, ed è una persona, ed è un difensore molto attento nell'arco dei 90 minuti, dove e quando ha giocato meglio negli ultimi 2 anni? Da braccetto di destra in difesa, dove deve correre anche di meno, dove deve sforzarsi anche un po' meno fisicamente. Basti pensare che abbiamo giocato la finale di Champions League con Darmian titolare in quel ruolo. Adesso io ho capito che nel gioco delle coppie i braccetti di destra sono in teoria Pavard titolare, Bissek panchinaro. Darmian non c'è più lì. Darmian è tornato a fare l'esterno a tutta fascia, si gioca al posto con Dumfries. Io sinceramente continuo a pensare che il ruolo che gli avevamo cucito e che gli aveva cucito il mister era il ruolo su misura per lui per la vecchiaia. Era proprio il ruolo che gli consentiva di allungare la carriera e di fare meglio. Poi è chiaro che se gioca Darmian, braccetto di destra, ci sarà chi avrà da ridire e comincia a dire ma Pavard perché non gioca? Ma Bissek perché non gioca? Quindi siamo sempre da quel pelo e da quel fico, ci sarà chi avrà da ridire, eh? Però secondo me il ruolo perfetto di Darmian, poi è chiaro che ogni tanto non è che poi dopo può giocare sempre Dumfries, dovrà riposare anche lui sulla fascia destra. Non lo so, magari Darmian si può usare all'occorrenza lì ogni tanto. Però secondo me il ruolo perfetto per la sua vecchiaia, tra virgolette, è quello di braccetto di destra in difesa, dove ha fatto bene per un buon anno e mezzo. E pensavo che finisse la carriera in quel ruolo lì. Adesso l'abbiamo rimesso più avanti. Comunque la partita di ieri di Darmian, secondo me, è da 5,5. Scooby-Doo, Bissek. Perché lo chiamo Scooby-Doo? Perché Bissek è bello come Scooby-Doo. Simpatico come Scooby-Doo. Ride sempre, come Scooby-Doo, e ha la testa fra le nuvole, come Scooby-Doo. Ecco, è Scooby-Doo, lui è Scooby-Doo. Nuovo soprannome di Bissek, Scooby-Doo. Ieri, orde di Bissek Boys, perché poi se faccio una critica a Bissek, vengono fuori i Bissek Boys. Se faccio una critica a Aslani, vengono fuori gli Asla Boys. Ognuno ha il suo gruppo di... che non si può dire che ha sbagliato Bissek, perché loro vengono e cercano di convincerti che l'errore arriva da 3.000 fattori, che alla fine questi 3.000 fattori lo scagionano e quindi non è tutta colpa di Bissek. Va bene, quando si prende gol, di solito ci sono dei concorsi di colpa. A Udine, quando abbiamo preso il gol a Udine, ho detto, questo gol è un po' colpa di lui, un po' di colpa di lui, un po' di colpa di lui, un po' colpa di lui. Ma non è che ho detto solo colpa di... Qui, santa Madonna, come fai a non dire che il gol all'80-90% è colpa sua? Poi vogliamo cercare un 10% da dare a Darmian, un 10% da dare a Cerbi, che una volta che quello lì ha fatto 2 volte la cagata non sono riusciti a recuperare su Zapata, che è svelto come la polvere, e in un fazzoletto 3 passi era già davanti al portiere? Vogliamo dare un 10% di colpa anche a loro? Va bene, non è tutta colpa di Bissek. Darmian poteva fare una roba clamorosa e fermare Zapata, non l'ha fatto, Acerbi idem. Però la palla per 2 volte, chi è che la perde? Cioè, la prima la perde ingenuamente, la seconda ci va come... così. Dio santo, sei un giandone, 2 metri, con una spallata fai volare via la gente. Ma arrivaci su quel pallone, no? E infatti poi lo toglie a fine primo tempo, perché è ammonito, ma l'avrebbe tolto lo stesso. L'avrebbe tolto lo stesso. Quindi... Se io uno fa una cagata, vado da lui e gli dico hai fatto una cagata, punto, sono diretto. Non vado da lui a dirgli hai fatto una cagata, però forse se lui faceva questo, se lui faceva quello, se lui faceva quell'altro. È la terza che fa quest'anno. C'è gente che mi ha scritto sotto il video di ieri, ma non lo dici che Çalhanoğlu ha fatto la cagata del secondo gol? Va bene, Çalhanoğlu ha fatto un'ingenuità nel secondo gol, ma Çalhanoğlu durante l'anno quante cagate fa? Una,
forse due. E non è che sono uno che si incazza la prima cagata. Insomma, visto che c'ha l'abbonamento, l'ha fatta Genova, l'ha fatta Udine, l'ha fatta ieri. Guarda Savona della Juventus, Bissek, Savona della Juventus l'hanno preso per i capelli dalla Next Gen, l'hanno buttato in prima squadra. L'altra volta guardavo Savona contro così l'Ipsia in Champions League. Cioè io ogni tanto quando vedo la Juve che gioca Savona e gioca spesso, dico cazzo, lo farà un errore di gioventù sto ragazzo? La farà qualche cazzo? Non sbaglia mai, zio cantante. Bissek tutte le volte, ma è errore di gioventù. Va bene, ma deve crescere. Ma fa parte del percorso di crescita. Lo so che fa parte del percorso di crescita. Qui nessuno sta dicendo che è un brocco, che fa schifo, che bisogna venderlo. Stiamo dicendo tutti, Scooby-Doo, stai sveglio, per favore, che i mezzi li hai, fai sempre delle belle partite. Nel mezzo però c'hai il timer. Ogni 45 minuti sei tarato per fare una dormita. Il giorno che toglierai queste dormite sarai un grande difensore, altrimenti la gente si ricorderà sempre delle dormite. Frattesi 6. Ah, visto che gli do 5, gli ho dato 5. 5. Frattesi 6. Non era forse la sua partita, Toro molto chiuso. E poi giustamente il Toro dopo che è rimasto in 10 si è chiuso ancora di più perché non poteva fare altro, anzi il Toro ha fatto la sua onestissima e bella partita. Però sappiamo che Frattesi, essendo un grande incursore e non proprio un grandissimo palleggiatore, diciamo che secondo me si è trovato nella partita proprio non perfetta per lui. Gli diamo 6. Cialanoglu ieri ha fatto una partita secondo me da 7, condita con quell'ingenuità finale che la riapre e ci fa passare un brutto quarto d'ora. Perché la partita di ieri, ragazzi, c'è gente che dice anche Inzaghi, ma la partita di ieri, se a fine primo tempo non faceva quella cavolatina Bissek, a fine primo tempo noi ci trovavamo negli spogliatoi 2-0 con un uomo in più e il Torino scoraggiato, vincevamo 3-4-0 sicuro. Invece quella cavolatina di Bissek li ha rinfrancati, gli ha fatto prendere coraggio, poi non potevano vincere perché dai, cioè, abbiamo preso due gol in 10, dovevamo prenderne tre. Però anche Cialanoglu con quella cavolatina mi ha fatto, cioè gli ultimi 5 minuti più recupero, 6 minuti di recupero, gli ultimi 11 minuti me li ha fatti fare a girare avanti e indietro. Quindi da 7 il voto di Cialanoglu, che ha fatto una partita bellissima con i suoi lanci d'esterno che ogni volta che li vedo ho delle erezioni, da 7 gli do 6, passa a 6, 6 meno, gli do 6 meno, siete contenti che gli ho dato meno? 6 meno, dai, perché sennò quelli di Bissek, ci sono la campagna di Bissek, 6 meno, Pippo Franco, 6 e mezzo, sta tornando Pippo, occhio che sta tornando Pippo, sta carburando, ieri ha fatto una bella partita secondo me, l'ho visto bello attivo, l'ho visto bello rinfrancato, la Gazzetta addirittura gli dà 7, non me la sento di dargli 7, gli do 6 e mezzo, però Pippo sta tornando. Di Marco 6 e mezzo, come Pippo Franco, quantità di cross industriale, Di Marco è là così, ogni volta che gli arriva il pallone, pum, pum, è una macchinetta, pum, 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 pum. C'è gente che dice Bissek che io lo metterei esterno a tutta fascia. Allora, ma quelli che dicono, scusate se torno sempre a Scooby-Doo, ma mi vengono in mente, a quelli che dicono io Scooby-Doo lo metterei a tutta fascia, ma certo, si può provare, ma quelli che dicono io lo metterei a tutta fascia non lo dicono perché ci credono veramente. Lo dicono perché non vogliono più vederlo là di dietro a dormire. E allora dicono, se lo mette tutta fascia, se fa una cagata lì, è meno pericoloso. Però io non vorrei vedere Scooby-Doo a fare i cross di destro. Dall'altra parte c'è Di Marco che li fa bendato, con la sigaretta in bocca, in testa alla gente. Tum, tum. E i nostri attaccanti, ping, gol. Voglio vedere Scooby-Doo. C'hai i piedi più quadrati di Dumfries, forse. Fra tutte e due voglio vedere. Dove erano rimasti? Di Marco 6 e mezzo, Lautaro 5 e mezzo. Aveva dato dei segnali di risveglio, ieri ha fatto una partita dove l'ha ciccata un po'. Amici che erano a vedere la partita San Siro,
hanno detto che è uscito un po' incazzato, che alla fine quando è andato via, quando è uscito da, quando è finita la partita, insomma, l'hanno visto un po' incazzato perché voleva fare gol. E vabbè, ci sta che un attaccante voglia fare gol, sbaglia due gol di testa non facilissimi, però che potevano anche essere alla sua portata, e fa tanto lavoro per i compagni, però insomma, se avesse fatto una partita così Arnautovic gli avrei dato 5,5, quindi è inutile che sia qui a fare il cocco di mamma e a dargli 6. Ha fatto una partita da 5,5, dai. Turam, 8,5. Tripletta clamorosa di Turam, gol bellissimi, quelli di testa, belli. Il primo soprattutto, quello che sbatte sul palo, Milinkovic-Savic la può solo guardare. Partita sontuosa, si porta a casa il pallone, va bene così, è bello comunque anche quando cioè l'altra volta non era tanto in partita Turam, ha fatto doppietta Lautaro, oggi non era tanto in partita Lautaro, ha fatto doppietta e tripletta Turam, va bene così, non c'è problema. Turam 8,5. Pavard, che io a Interconnection avevo detto, andate a vedere la storia su Instagram, perché su Instagram ho messo la storia, vi ho messo lo spezzone, dove io dico, io farei giocare Pavard con Torino, tutto il resto dello studio voleva far giocare Bissek, ma Pavard, io sono il primo a dire che sta giocando non ai suoi livelli. Pavard con la stella rossa abbiamo vinto largamente, ma non mi era piaciuto lo stesso. Però Pavard è un pezzo importante di questa rosa, e come Lautaro devi crederci anche quando non fa gol, non è che se Lautaro non fa gol lo devi mettere in panchina, ci devi credere, poi si sblocca e comincia a giocare da Lautaro. Pavard uguale, cioè Pavard la condizione fisica e mentale la trova giocando, non la trova stando seduto, è un pezzo importante Pavard, poi non è il difensore più forte del mondo, lo so, però nell'Inter è importante. Io ieri l'avrei fatto giocare titolare, gli do 6,5 perché alla fine, nei momenti concitati, fa un bel salvataggio su Vlasic, mentre io ero qui che gli ultimi 3 minuti li guardavo, fa un bel salvataggio su Vlasic e gli do 6,5. Taremi, 6 meno, 6. Allora, quando un attaccante entra a partita in corso, insomma, non è che deve trovare il ritmo, già il fatto magari se si riesce a procurare 1 o 2 occasioni da gol è già buono, lui si mangia il gol nel finale del 4-2 che lì poteva avere più freddezza, addomestica bene alcuni palloni per far salire la squadra, lui l'ho sempre detto, secondo me è l'attaccante ideale da far entrare a partita in corso quando stai vincendo, quando devi mettere un po' in ghiaccio la partita, quando devi rallentare il gioco, quando devi, perché lui difficilmente ti perde il pallone, lo sa dare bene ai compagni, lui è l'attaccante perfetto quando devi far riposare uno di quelli che deve uscire e la squadra sta vincendo, lui entra, difficilmente ti fa delle cagate. Sbaglia quel gol lì, sbaglia, però già il fatto comunque di essersi procurato una bella occasione in quei pochi minuti che ha avuto, secondo me è bene anche quando ci sei, gli do 6, dai. Dumfries 6, Darmian gli ho dato 5,5 perché non ha spinto molto, a Dumfries gli do 6, ma anche lui poco di più, mi aspettavo un pochettino di più, non è riuscito a sfondare molto da quella parte. Zielinski gli do 6 per quel bel tiro dal limite, anche lui ha veramente avuto una manciata di minuti, pochi minuti. De Vrij, il solito sfigato, entra, fa, prendiamo gol. Ma è colpa di De Vrij, porazzo. No, veramente, ormai fa ridere questa cosa. Esce Bastoni, entra De Vrij, gol. Cioè, poverino, gli do senza voto a De Vrij, eh. Però Bastoni ogni volta che... Allora, decide, facciamo riposare Bastoni un quarto d'ora, gol. La volta dopo, no, un quarto d'ora è troppo, solo 10 minuti, gol. La volta dopo, no, 10 minuti è troppo, facciamolo riposare 5 minuti, gol. Amo l'ora. Inzaghi 6,5. 6,5 perché secondo me è una partita approcciata bene, l'Inter era partita bene. Io quando ho visto l'Inter nei primi minuti ho detto, oh, oggi ci siamo, li avevamo schiacciati bene, la tavola era apparecchiata bene, 2-0, un uomo in più. Ripeto, come ho detto prima, secondo me se non avesse fatto quella dormitina Scooby-Doo, si va negli spogliatoi 2-0 con un uomo in più, il Torino giù di morale, nel secondo tempo gliene diamo ancora 1-2 e finisce 3-4-0. Invece siamo stati noi
a ridare forza mentale al Torino per combattere e fare il massimo che hanno potuto fare, poveretti, ovvero perdere con onore e con qualche brivido finale, con quei palloni là nel mezzo all'ultimo, dove hai sempre paura che possa succedere qualcosa. Però se Bissek fa quella roba lì, o se Çalhanoğlu nel secondo tempo fa quell'ingenuità lì, non è l'allenatore, non è l'allenatore. L'allenatore la gara l'aveva preparata bene, l'aveva preparata. A Inzaghi gli do 6,5, ok? Mi raccomando ragazzi, il link nel primo commento, entrate nello shop, felpe, t-shirt, braccialetti celebrativi, cover del telefono sia per iPhone che per Samsung e presto delle altre novità, ok? Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like la pagina Facebook, clic 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 clic, e poi, come dico sempre, bravi, fate quel cazzo che vi pare.